lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. E siamo on air finalmente dopo un po' di ritardo. Siete indifferenti su www.radiobaiano.it. Io sono Francesca, con me c'è Nino. Ciao. Sì, buonasera, abbiamo il fuso orario direttamente da Londra, perché sapete sì. Che Baiano si trova in provincia di Londra, quindi per noi sono le 8, per voi sono le 9-10, abbiamo un po' di fuso orario, capiscono queste cose. Ma io l'ho scritto nel post, piccoli ritardi danno origine a grandi puntate. No, perché adesso c'è tutta una cosa da spiegare. Oggi su Facebook, per colpa dell'ospite che abbiamo qui con sì. noi stasera, si è scatenato un putiferio sul nome dei fan di vari gruppi. Quindi per colpa di questo putiferio, che ne parleremo dopo, ci sono stati dei contrattempi, gente che è venuta a protestare qua fuori, donne che si picchiavano, una telefonata di Levante che mi ha chiamato e mi ha detto io ti amo, ma sono cose che capitano. Però presentali i nostri ospiti. Tocca a me se ti ha chiesto, sì. Scusa, Marco che non, ma c'è. Marco non, oggi c'è. Non c'è. Allora, questa sera abbiamo un ritorno di fiamma. Un ritorno, è stata una delle prime puntate della gestione nuova di Radio Indifferenti. Abbiamo qui con noi, signori, donne. Abbiamo qui con noi Poppo, però non da solo. No. C'è un membro, un quarto. Di un gruppo che a me piace tantissimo. Anche devo a dire. Me. Pure a me, posso dire la mia. Un quarto dei Malmo. Abbiamo Daniele con noi dei Malmo. Come si può dire un quarto dei Malmo? No, tra l'altro, prima di cominciare l'intervista, ieri parlavo con la mia collega Piscitelli della Gemini Urban Radio, che saluto, e stavo dicendo, domani abbiamo Poppo e un Malmo, e all'improvviso ho detto, però pare che stiamo parlando di Pokémon. Poppo. Un Poppo e un Malmo. Cioè, secondo me ha nomi, insomma. era meglio membro, come ho detto io a questo punto, cioè, scusate. Allora, siamo due cartoni animati. Come state? Ma io bene. Bene. In ritardo. E vabbè, non fa niente. Allora, raccontateci un po' quali sono le novità. È da parecchio che non ci vediamo. Noi vi diciamo con te, che Poppo. Le nostre novità, vi diciamo. Novità. Novità proprio, sì, abbiamo registrato questo EP, che però ce l'abbiamo ancora nel cassetto, e stiamo insomma capendo come farlo uscire, e intanto però insomma sono nate queste amicizie e queste collaborazioni, dove, infatti nell'ultima settimana abbiamo fatto aperture a Iosa, a diversi gruppi di amici, che insomma ci fa piacere. E quindi sì, ci stiamo preparando appunto all'uscita di questo EP. E niente, novità, sono messa a studiare. Assolutamente, sto iniziando a capire delle cose, quindi abbiamo usato un pochettino la chitarra per prendere i libri, no? E sì, quindi questo, cioè nel senso stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando sui live che andremo a fare, sia magari una situazione un pochettino più acustica, proprio perché ci piace il mood dell'acustico, e poi un pochettino più elettrico, dove ci saranno, insomma, oltre ad altri musicisti che poi sono amici, che ci hanno dato proprio una mano nella registrazione di questo EP. Io sono tra i privilegiati che l'EP l'ha sentito, e vi garantisco che è proprio bellissimo. Bello? Sì, in realtà vi racconto questo aneddoto. Lui mi ha mandato il link di questo EP, che è ancora abbastanza privato, dicendomi, Dani, l'ascolto, mi fa piacere, se lo ascolti, mi raccomando, non divulgarlo. E aveva tipo, ogni pezzo aveva 7-8 visualizzazioni, perché l'ha fatto ascoltare proprio. Adesso sta a 40-50, perché ogni mattina mi sveglio e mi ascolto i pezzi di Poppo del suo EP. E invece ignobile, avendo fatto la stessa cosa, è capitata la stessa cosa al contrario. Sì, Dani, mandami, perché cioè nel senso, insomma, allora a me piacevano da tanto, ma non per Santa Maria a Vigo, cioè nel senso, dove abitano, però io mi pensavo che sti Malmo, chissà da quale posto, cioè nel senso, venivano oltre Italia, oltre Oceano, capi? E invece sono di Santa Maria a Vigo.
posto che ho frequentato nella mia vita calcistica. E quindi una volta ci siamo poi ci siamo incontrati diverse volte, però capisci che tu vedi questa immagine di questi Malmo che per te sono fatto, cioè capi, grande proprio. Poi dopo te li ritrovi, stanno pure loro, e ci siamo ritrovati, grazie proprio a Maria Rosaria Piscitelli, all'ex OPG per questo concerto. Un concerto che qualcuno non lo sa, però ha avuto la stessa più o meno durata di Woodstock. ho saputo. È la cosa bella che i Malmo... A che ora avete suonato, diciamo? No. Alle 3:20 abbiamo cominciato. E lui è rimasto tutta la serata lì. Alle 3:20 hanno iniziato, ricordandoci un po' Jimi Hendrix, proprio a busto, che iniziò alle 6 di mattina. Insomma, noi le 6 non le potevamo fare perché tenevamo comunque una colazione da fare. Però sì, e quindi diciamo che sono stato con loro, sono stato un quinto Malmo per una sera. E sì, poi da là, insomma, Dani, sentiamoci, ci siamo andati a fare delle serate insieme ad ascoltare altre persone, che è sempre buono, possiamo sempre invitare le persone, insomma, che ci ascoltano, andare a sentire live i gruppi, anche perché non per esagerare, però i Beatles hanno iniziato in un posto piccolissimo, non nei palazzetti e negli stadi, quindi può darsi, non voi dice, infatti magari avete la fortuna di trovare qualcuno che poi troverete poi nei festival grandi e non ha fatto amici, per esempio. Come stasera all'Ankenau ci sta Blindur, ci sta Massimo Blindur e Michelangelo stanno, stanno là, quindi insomma io uscito, anche perché c'è, cioè, nel senso, cac series può acchiappare, vabbè, ma io non c'ho tipo Sky quei fatti là, quindi non c'ho i film. Ma avete trascorso serate sobrie insieme? Abbiamo trascorso serate sobrie anche serate sobrie, sì, anche. Che molto divertente. Comunque chiedi a Daniele, mi vuoi mandare il vostro lavoro? Ma tu non sei stato proprio in grado di aprire Dropbox. bene. Poi la tecnologia, cioè, Nino parte. Visto visto che abbiamo questo cosino. Sì, allora, questo cosino. Ma il campanello dell'ansia. Questo campanello. Daniele già sa cos'è, Daniele, però Poppo non lo sa. Tu l'hai visto nella sua fase beta, sì. Quando non aveva questa forma e non aveva questo colore. Cioè, perché col tempo si è evoluto, abbiamo apportato dei cambiamenti estetici, siamo in linea con la moda, che questa è una total black, ripeto. Cosa è successo? Quando Pop è venuto la prima volta era all'oscuro di ciò che Francesca poteva essere per lui, per me, per tutti coloro che sono di qui da noi. Francesca è una persona che porta tanta ansia quando fa le domande, inizia con domande semplici, può chiedere anche domande un po' pesanti. Marzulliane. Esatto. Quindi cosa è successo? Io lo ripeto per l'ennesima volta, perché io dico, se il bambino ha scritto petaloso e la crusca gliel'ha dato come parola, io voglio che alla parola ansia si alleghi una foto di Francesca. Quindi questo è l'ansiometro della puntata. Okay. Ogni volta che tu avrai l'ansia, che voi avrete l'ansia per colpa di Francesca, basta fare questo semplice gesto, che non è un semplice... Dovete fare così poi. Francesca, okay, si fermerà. E la facciamo uscire fuori e se ne va. Ah, ok. Ne dovrei fare tre, perché lei è stata. Guarda, proprio per dire un fatto serio, quando siamo sentiti prima al telefono per annunciare il mio ritardo, lei mi ha detto con una voce molto pacata: Giada, non ti preoccupare, io sto già all'uscita dell'autostrada, sto leggendo un libro. Per me è una risposta ansiosa. Sì, cioè, io da prima l'ho presa come una risposta, dice: ah, boh, sta tranquilla. Però, cioè, quella calma e il silenzio. Sto leggendo il libro. In un attimo, infatti, sono arrivato a Caserta che ci siamo visti con Daniele. Daniele, sai, abbiamo fatto tardi. È una menzogna, siete tutti contro di me, siete menzogneri. Francesca, non è vero. Cioè, questo è un po' come la bocca della verità, che metti la mano dentro. È questo. Tu sarai licenziato dalla prossima sera. Vabbè, visto che. Anche se non fate parte dello stesso gruppo, io la mia solita domanda la faccio lo stesso, perché ormai vi conoscete bene, vi stimate, però vogliamo capire fino a che punto c'è questa stima reciproca. Pregi e difetti l'uno dell'altro, artistici. Wow. È tutto si è cambiato, ragazzi. Mi è piaciuto. No, io posso partire tranquillamente, perché i pregi, io glielo dico sempre, che per me, cioè, ha un prodotto in mano, quello dell'EP, che
è fenomenale, poi è troppo simpatico, è una persona, cioè sarà la quarta volta che ci vediamo, ma nutro un affetto e un'amicizia nei suoi confronti come se lo conoscessi da 15 anni, veramente. Il difetto è facile, voglio dire, a che ora siamo arrivati? Ho capito, sto iniziando a capire delle cose, tipo il parafrasario, sono a 5 minuti da Santa Maria Capua Vetere, significa sto partendo adesso da Mondragone, cioè, quindi... Amici di Mondragone e familiari tutti, se l'ha capito una persona che è la quarta volta che insomma ci incontriamo, potreste ne capire pure io. Quindi, però io... con i ritardatari, cioè, sto, io sono un po' ansioso, sono uno di quelli precisi, però ormai ho cominciato a... insomma, è tranquillo, se non, soprattutto dobbiamo fare cose piacevoli, c'è tempo per fare tutto. No, quindi... ma anche perché io dovevo capirlo anche io, perché quando mi ha telefonato ho detto... quando ci metti più o meno? Ed erano tipo le 19.35, un quarto d'ora. Allora, la diciamo tutta. E non stavamo ancora insieme. La diciamo tutta. Allora, io ero a casa, erano intorno alle 17.30, e lui mi scrive, Dario, a che ora era l'appuntamento a Caserta? E io dico, alle 19. Dice, no, vabbè, allora io faccio prima, riesco ad arrivare prima. Io stavo, non stavo facendo niente a casa, quindi ho detto, mi avvio anche io prima. Quindi fai conto che io alle 7 meno 20, bene o male, ero a Caserta, ed è arrivato alle 8 meno un quarto. Però fortunatamente, essendo anche noi, sono arrivati i Blindur, sono passato un po' di tempo con loro, quindi è piacevolissimo. Cioè, nel senso, però il difetto è stato facile, voglio dire, da... cioè, dirigere la situazione, il tutto all'anche no, è stato proprio perché sei facciard, almeno lui c'ha compagnia. Sapendo, ha detto almeno lo lascio da solo. Perché ci dobbiamo vedere forse nei parcheggi del Campania. Ma là, cioè, mi dispiaceva a immaginarmi da solo, mezzo là, cioè, nel senso, i parcheggi del Campania, io credo che sono un patrignocchio. È la solitudine. Cioè, la solitudine, quando ci sta, sai quante volte sono andato al Campania e alle 3, per esempio, avevo finito e mi sono andato al Campania alle 5 e mezzo che non trovavo la macchina. Sì, però quando sei tu solo, insomma, credo che sia un fatto, cioè, un pochettino... Sì. Un pochettino di sì, almeno è premuroso. Vedi, sì, infatti, ha pensato comunque a farti stare bene. E invece tu che dici di Daniele? Allora, secondo me, detto lo tra di noi, non è per proprio una questione di retorica, però, di difetti, se non fosse per il fatto che lo lascio da solo e lui mi deve aspettare, quindi insomma difetti sinceramente non ne vedo, anche perché il suo personaggio mi genera calma, cioè capisci, cioè, nel senso, pure quando ci siamo visti tutto che avevo fuori che la faccia di una persona che stava aspettando da tanto e quindi insomma difetti, ma forse io che mi faccio la barba tutti i giorni potrei dire il fatto che è un barbone. però no, assolutamente. E dei pregi, insomma, sì, è una questione proprio di stomaco, quando stai bene con una persona, appunto. E io sono una persona molto schiva, cioè nel senso, per quanto posso essere a bordello, proprio sulle amicizie non è che faccio proprio tutte queste cose, però a meno che non, quella persona non mi dà piace proprio, cioè non sembra un po' passai. Ed è nato così, cioè, con loro, è arrivata prima la musica. E a volte queste qua sono le cose belle proprio della musica e di quello che facciamo. È arrivata prima la musica, e essendo uno gli piace tutto il folk nord europeo, insomma, con loro sono andato proprio a capire. Benissimo. Un amore proprio. E quindi sì, i ragazzi che suonano con lui, cioè nel senso, come se lui veramente fosse, capì? Dico, ok, vado io e riesco a essere veramente... posso parlare veramente per tutti, perché come se veramente proprio li racchiudesse tutti. Sono veramente persone squisite e se lo vedi, parte per parte, mancano poco l'altezza Marco, però sì, ce li ha, stanno tutti quanti proprio in questa persona qua. In Daniele, tutti i malmo in Daniele, però io credo, e mo l'hai visto tranquillo perché non l'hai lasciato al Campania, altrimenti non credo. No, sono una persona, sono molto paziente. Ma poi ti ripeto, voglio dire, se dovessimo fare qualcosa di, non lo so, cioè appuntamento per... tipo domani per parte il cinema, perché è quell'ora comincia. Cioè, siamo tra amici, non, il problema non... Non mi dispiace, Francesco. E poi Francesco, il fatto è questo qua, cioè nel senso che proprio non è che è una questione di... di retorica e di cortesia, è proprio veramente che lei è così proprio.
Cioè, sì, stasera. Ma se chiedo, oh, vogliamo andare insieme, ci facciamo asciugare, cioè, proprio così, è stato proprio il piacere di farti una passeggiata con un amico e vai a trovare persone insomma che ti fa piacere a Bre. Noi siamo contentissimi di avervi qua, io non vedevo l'ora, appena l'ho saputo. Intanto mandiamo un pezzo, facciamo una pausa, ascoltiamo un vecchio brano di Poppo, sì, un ricordiamo, elfo, te lo ricordi un elfo? Sì, sì. Ricordiamo una cosa, che possono, chi è in ascolto, non ci vede, sono mio, mi dispiace. Ricordiamo a tutti i radioascoltatori, sì, che potete scriverci su WhatsApp, fare domande ai nostri ospiti, fargli tanti complimenti al numero 344-2749-695. Sì. Prima, un'ultima cosa, perché dovete ricordare che noi abbiamo mandato un sondaggio da un paio di settimane che poi dopo vi spiegheremo. Quindi manda il pezzo, poi diciamo qual è il sondaggio. Noi mandiamo un elfo di Poppo e torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Di sole nella camera che dorme ancora, scruta la mia scrivania, evidenzia la polvere, tazze vuote sporche di notte e libri nuovi da leggere ancora, storie vecchie come il mondo, so già il finale perché ho visto il film. Qualcosa, ho visto spose vestite di bianco, scappare come nuvole in tempesta, preti rubano sogni ai bambini e non si vestono di imbarazzo, conosco un pazzo che ricuce il tempo e non è detto che ricuce un sarto. Un elfo parla con l'uomo della memoria, mi prende e mi riporta indietro nel tempo, in posti che non ho mai visto, giuro, mi racconta com'è nato il mondo, Dio squarciò il grembo della luna, un fiore cade attraversando il cielo, la rugiada diventò c'è il resto. Sconosciute vibrano in aria, lasciano i segni di questo cammino, mia madre che mi urla ancora e che vorrebbe un figlio sistemato, io le spiego, faccio il cantautore, lei vorrebbe invece un avvocato. Un elfo parla con l'uomo della memoria, mi prende e mi riporta indietro nel tempo, in posti che non ho mai visto, giuro, mi racconta com'è nato il mondo, Dio squarciò il grembo della luna, un fiore cade attraversando il cielo, la rugiada diventò mare, un pedalo fece il resto. Elfo parla con l'uomo della memoria, mi prende e mi riporta indietro nel tempo, in posti che non ho mai visto, giuro, mi racconta
E siamo tornati sempre qui ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Nino, è il tuo turno. Beh, allora, io volevo dire del nostro mitico sondaggio che abbiamo lanciato un paio di settimane fa, perché invece lo devo dire. Cosa è successo? Durante un'intervista del mio amico Giobbe, cosa è successo? Che lui durante un live, mentre stava suonando, partirono delle strane conversazioni sotto al palco e sentì proprio chiaro e distinto una persona che diceva: ma tu a Charm quanti costumi ti porti? Da questa domanda abbiamo mandato un sondaggio a tutti i nostri ascoltatori: ma voi a Charm quanti costumi vi portate? Quindi io passo la domanda a Poppo. quanti costumi vi portate a Charm? 2. Secondo uno è bagnato. Io devo dire uno. Uno per quanti giorni poi vuoi stare a Charm? Ma noi, essendo di Mondragone, abbiamo il culto che quando arrivi in una località balneare, l'unica cosa che devi fare è ti alua sulla maglietta. E poi quello che viene è per 15 giorni, 15 giorni va benissimo. però siamo i peggiori. Forse tre. Cambiamo bene i colori. Ragazzi, io voglio dire, Indifferenti è un programma serio, cerco in tutti i modi di farlo sembrare un programma serio, ma Nino mi rompe tutti gli schemi. Qualcuno che mi risponde, perché dovete sapere, io questa cosa l'ho messa quando vennero la prima volta i Malmo e quando sono venuto la prima volta Poppo. Noi abbiamo due fan sfegatati del nostro programma, che puntualmente ci scrivono. Il primo è Rudy Mertens dall'Olanda, e io sono convinto che lui è lo zio di Dries Mertens, però non lo sappiamo se è vero, che ci scrive o ci bestemmia contro. In realtà invece un ragazzo che si chiama Jerry Spina, non sono nomi inventati, veramente esistono queste persone, che lui dice che ci ascolta, però ogni volta che noi gli diciamo che stai ascoltando, lui ci risponde: non so dov'è il tasto play, però vi sto ascoltando. Quindi sono dei personaggi un po' strani, che io ho messo per tanto tempo, però non ce l'ho fatto più di rendere pubblici, perché mi incuriosiva questa persona, quindi... Comunque, chiudiamo questo siparietto imbarazzante. Jerry Spina, cioè... Invitatelo in trasmissione. Sì, un giorno lo entreremo, un po' come Di Pre, vedo, noi qua. Chiudiamo questo siparietto, che ogni puntata si va sempre più imbarazzante. No, non è vero, Francesca, per niente. Ragazzi, che succede domani allo SMAP? Parliamone. Ok, parlo io. Siamo qui con Daniele dei Malmo, che domani... Che cosa succederà domani, Daniele dei Malmo? Cerco di essere breve e conciso. Sì. I Malmo si sono inventati insieme allo SMAP questa forma di crowdfunding, diciamo originale, che è quella legata a un live. Cioè, la gente interverrà al concerto, pagherà un ingresso con una sorta di pass, e questi soldi lo SMAV li donerà tutti a noi per poter registrare il disco. Quindi questo è l'obiettivo, diciamo il pretesto per questa serata. La cosa però si è arricchita di varie cose, che tra l'altro abbiamo anche qua uno dei responsabili della situazione, e domani ci saranno tre gruppi fantastici con noi lì sul palco. Ci sarà Poppo, ci saranno le Coma Berenice e ci sarà Blindur. Quindi il tutto sarà una festa fantastica. Noi siamo già dalle 4, quindi chi vuole venire prima a festeggiare con noi? Ah no, noi veniamo prima. Io cioè, venite a che ora? Domani vengo. Venite a che ora? Però io vengo solo ad una condizione. Sì. Almeno ogni gruppo mi deve dedicare una canzone. No, guarda. guarda, possiamo invitarti sul palco a cantarne una se vuoi. Farò bellissimo. Stasera mi ripasso tutte le canzoni, tutti i testi, e salgo sul palco. E poi però io di solito canto così, che non parlo. Poppo sa le mie... Visto che io sono suo fan e lui è il mio fan, sa come lavoro io. Assolutamente. Seguite Nino on Facebook. Sono stato abbastanza... Sì, per gli amici che non sono di Santa Maria Vico, crowdfunding che cosa significa? Allora, raccolta fondi. Ok. Cioè, praticamente si paga, diciamo proprio, 5 euro di ingresso. Questi 5 euro, insieme ai 5 euro di tutti quanti, si farà un gruzzoletto e lo investiremo per registrare il primo disco dei Malmo. Quindi tutti quanti saranno compartecipi di questa realizzazione di questo disco. Quindi diciamo che non è un'utopia realizzare, cioè fare una rete fra gestori dei locali, altri artisti. Voi siete la prova che questo noi è ci possibile. Stiamo provando adesso, nel senso che non, senza studiarlo a tavolino, nel senso che non è stata una cosa molto naturale. Noi abbiamo deciso di fare sta serata, abbiamo pensato di coinvolgere altri gruppi per creare una cosa un po' più bella.
per arricchire veramente la serata. E i primi tre artisti che ci sono venuti in mente sono stati Pop, Blindur e Co. Cioè, il fatto che già prima probabilmente di vederci all'OPG, sì, che noi abbiamo veramente, è stata una cosa che chi può stare con noi sul palco, sia a livello umano che a livello artistico, che possa rappresentarci in qualche modo, e sono venuti fuori. E tutti e tre gli artisti non hanno cioè nemmeno un secondo ci hanno pensato prima di dirci di sì. Anzi, sembrava che facesse un piacere noi a loro. Sta cosa assurda, perché veramente, cioè, come fai a non voler bene a tutti questi personaggi? Nel momento in cui lo chiedi, ah sì, grazie, no, grazie a te. No, non ho idea di quanto viene. Cioè, è fantastico, sta cosa è veramente. E quindi cosa ci dobbiamo aspettare domani, noi che veniamo a questo grande live? Vabbè, lasciamo qualche sorpresa, perdono, del concerto dei Malmo con qualcuno di loro, va bene? Non mi hai detto niente, Dani. Ti ho detto durante il concerto dei Malmo ci sarà. Del concerto dei Malmo con qualcuno di loro, va bene? Non mi hai detto niente, Dani. Ti ho detto durante il concerto dei Malmo ci sarà poi. Vabbè. Una cosa che sicuramente possiamo dire per chi parteciperà a questo concerto, che se vi organizzate per macchina tipo 4 e un astemio, vi potete divertire ancora di più insieme a noi. Sì, ci stiamo organizzando così, anzi noi addirittura, poi veramente scherzando poi dice le cose serie, cioè credo che resteremo diversi di noi in quel di Santa Maria a Vigo, ospiti dei Malmo, proprio perché insomma la nostra serata non finirà non finirà da quel concerto. Cioè, nel senso, non è una questione prettamente musicale, cioè è proprio il piacere di stare insieme, sia prima insomma che dopo. Ovviamente anche noi di Radio Baiano ci siamo organizzati così, infatti l'astemio che porterà sarò la mia macchina sarà però io faccio un annuncio in diretta. Dancio, dico la mia sfida: domani riuscirò a farmi una foto con ognuno di loro singolarmente e avrò tutti quanti la mia faccia, tutti così. Siamo in tanti domani, eh. Non, ce la posso fare. Ma ce che ci vuole, facile. Ma mica sarà la foto, sarà all'intrasatta, era fatto, come dice Don Giro. E ora all'intrasatta fai una domanda seria. Allora, una domanda seria. Anzi! Ma avete mai pensato ad un featuring nel prossimo EP tra Malmo e Poppo? Guarda, c'è stata una cosa, insomma, bellissima detta da un Malmo, il Malmo bassista, che loro si chiamano Malmo bassista, Malmo batterista, Malmo cantante barba, Malmo pianista e altri strumenti che sono veramente vincenti su tutto, cioè hanno fatto bel, Malmo batterista disegnatore, però c'è stato questo Malmo, Malmo bassista, che esprimendo a volte delle difficoltà, insomma, che ci possono essere comunque, magari in un gruppo, visto che comunque il mio pianista, che saluto, Manuel, comunque lavora a Roma, quindi insomma dobbiamo organizzarci e ci riusciamo per bene ad organizzarci. Ricordati che noi abbiamo sempre una webcam che ti sorveglia. No, non riusciamo a organizzarci perché avete capito che non sono proprio una persona precisa e puntuale. E quindi quando ci riusciamo a organizzare per bene, insomma, ci organizziamo per bene. Però no, Marco mi disse, insomma, Giù, ma tu quando qualche volta magari puoi avere un problema che possa essere veramente legato a dei live e comunque a motivi di lavoro, che naturalmente, insomma, se non faticam, poi dopo non ci possiamo forse neanche permettere, tra virgolette, per bene anche la musica, e veniva a suonare con te, ma proprio detto, cioè, nel senso, nel modo più spontaneo possibile, e tu piensi, cioè, amen, quindi sì, poi insomma, per quello, per come suono quando hanno fatto, magari, cioè, io sarei proprio contento. Ora concentriamoci un po' su Poppo. Ok, vai. Visto che tu hai nel cassetto questo EP, cosa è cambiato dalla tua esperienza precedente? Cosa hai conservato e cosa invece hai portato di nuovo? Ma allora, una cosa che aveva un pochettino cambiato forse era quella sorta di piacere che c'hai all'inizio quando inizi a suonare, cioè, nel senso che anche se fai 5 km per andare a suonare nel paese a fianco, te veramente hai l'intenzione del tour, cioè, nel senso, capì? Devi trovare per forza il bar o l'autogrill di turno,
perché è fa colazione. Cioè ti devi comprare le barrette di Kinder, cioè. E quindi credo che nell'ultimo anno proprio, nell'ultimo anno solare, siano proprio ritornate quelle cose, cioè nel senso di piacere, che infatti lo dico spesso poi per quanto riguarda i miei live, cioè che una serata di musica dal vivo possa essere sempre prima un motivo per conoscere altra gente, che insomma ok, non abbiamo questa fortuna che ci conoscono in tutto il mondo, ma già se vai a tre paesi distanti forse magari non te sanno. E quindi magari proprio quello, la curiosità di ok, io sto andando in un posto e so che in quella serata, in quel locale, incontrerò persone che sicuramente non conosco. E vale la stessa cosa per chi magari si muove da casa e va in quel locale. Quindi questo credo che siano poi le cose più belle. Io piglio la chitarra e tu piglio a bordo, cioè nel senso non è che cambia poi assai. E quindi sì, quello che mi sono andato a riprendere delle cose vecchie che facevo era proprio sì, quella... Spirito. Sì, quello spirito, quell'entusiasmo di dire ah ok, facciamo bordelli, chissà che capita e bla bla bla. E delle cose che ho cambiato, che sicuramente insomma, avendo anche la fortuna poi di frequentare persone che sanno nettamente lavorare più di te, perché lo fanno proprio con un'altra intenzione, e quindi ti puoi prendere magari le precisioni giuste per poter fare, che non, le cose non sono campate in aria, ok, tu un pezzo lo scrivi che magari ti viene, però poi dopo lo devi andare a suonare, e là ci sta il giusto lavoro vicino. E quindi sì, diciamo che questo è cambiato nell'ultimo anno, mi sono trovato a fare cose veramente carine, e quindi questo sì, la precisione per delle cose, e come potete ben sapere non sono proprio una persona precisa, però credo che se vuoi minimamente riuscire nelle cose, un pochettino accorto o addirittura maniacale devi esserlo, perché non è giusto né per te né poi nei confronti delle persone che vai a incontrare dire no, ma io lo faccio per passione, ma no, perché pure una passione va curata per bene. Ho la passione per il giardinaggio, però se tu non la annaffi e piante, cioè, non ci sta proprio niente da dire, è quello. Quindi sì, è preciso, crederci un pochettino di più, perché forse questa è una cosa bella da una parte e non proprio bella dalla parte mia, è che incontri persone che forse in alcuni momenti ci credono in quello che fai nettamente più loro che tu. Daniele è uno, Massimo è un altro, i Kafka sulla spiaggia che mi hanno invitato insomma domenica, le Isole Minori Settime ieri, che è stata una serata bellissima come quella dei Kafka, Raffaele Bruno che saluto, che è una persona fantastica, mi ha invitato a fare questo teatro sperimentale con loro, e quindi tra musica e teatro. Quindi sì, e questa è una cosa che sto lavorando su me stesso, cioè nel senso la consapevolezza di dire ok, ma forse qualcosa di carino la fai, però non la fa. Cioè, come una frase di una canzone dei Nobrani che diceva, l'unico modo per fare è fare sul serio. Qualche volta me la dimentico, però questa è stata una frase che per un po' di tempo insomma mi è stata vicina quando dovevo fare pure un semplice esame all'università. Quindi questo, in un anno e mezzo è cambiato più o meno questo. Ho scritto tanto e quindi, come diceva un amico l'altra sera, forse è il momento di posare un pochettino la penna e aggiustare delle cose nel suonato, nel suonare e suonare proprio, cioè nel senso che è un fatto bello. Quindi questo. Quando svelerai questo cassetto chiuso a tutti? È una domanda troppo... No, non mi sono dato un tempo, perché sincero, proprio tanta fretta non ce l'ho, vorrei fare per bene, ho avuto la fortuna insomma che a qualcuno è piaciuto, a qualcuno parliamo di insomma quelle che sono le chimere per gli indipendenti, cioè nel senso parliamo di etichette. Non ho fatto assai, cioè nel senso non, anche sbagliando, però quindi insieme la fortuna di trovare poi persone che va bene, magari qualsiasi parte dell'Italia ti danno quel consiglio giusto, e quindi ok, ti trovi a parlare e nascono delle collaborazioni a prescindere dall'interesse che ci può essere nella cosa, come sa da fare, come posso fare, questa è la mia idea, questo è quello che sto facendo. Quindi sì, quindi diciamo che per ora non ho fretta. Una cosa che sicuramente farò è cercare di iniziare a portare un pochettino anche sul web, insomma, che io, a volte, cioè nel senso, veramente ho mandato i video vostri per far sentire quello che faccio, perché insomma c'è veramente pochissimo. E Blindur mi disse: ah boh, ma almeno accorda chitarra. però sì,
ci saranno a breve, insomma, diverse cose che facciamo presenti, pure per far capire a, insomma, chi è che magari capita su poi quel video, quello che si fa, cioè nel senso quello che facciamo con la piccola orchestra di prestazioni occasionali. È questo. Poi torni, vero? Assolutamente. Possiamo pure ogni 15 giorni, pure che non devo fare magari la puntetta live, cioè nel senso okay. Io quel divano là che voi avete là per me, cioè, secondo me è una fonte di miracoli, invece se mai non mi ti giuro, l'ambiente è bellissimo. Anche i Malmo, visto che dovranno fare un album, dovranno tornare. Assolutamente sì. Abbiamo già firmato. Quando volete. Quindi, se vuoi puoi anche suonare qua, insomma, si mette anzi. Pure tu, cioè, quindi, visto che noi adesso i ragazzi si preparano per un live, noi vi sì. facciamo ascoltare due brani, così loro si possono preparare bene. Vi facciamo ascoltare prima Jules Verne dei nostri bravissimi Malmo e poi vi facciamo ascoltare Vanni dei Blindur, perché i Malmo, i Blindur, Pop e le Goma Berenices domani suoneranno allo SMAV. Forse pure io, se riesco a stare sul palco del No, Nino non suonerà. Noi ci riascoltiamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Cause it can port it, I'd be a cold.
stesso Lopez. Quest'estate senza te, senza vacanze o tempo da sprecare. Come sempre siamo pieni di zanzare che a sto giro son più stronze degli anni passati. Dimmi tu dove eri al mio compleanno, Vanni, quanto manchi, son già 4 mesi che sei via. Se sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. E chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Sentirsi persi è peggio a 16 anni oppure a 27. E chissà se è vero che è meglio non avere sogni che avere sogni troppo grandi. Ti prego non tornare, Vanni. Siamo tornati, la radio è in mio possesso, Pesca non c'è, quindi possiamo dire quello che vogliamo noi. Bene, allora, stavamo parlando prima, se non mi sbaglio, sì, di Levante. Levante è una donna, no, tutto bene ragazzi? Sì, 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 sì. Va bene? Sì, sì, sì. Siamo liberi senza Anzi, senza Francesca. Sì. Ma sei proprio sicuro di voler fare quello che stai facendo? Sì, aspetta, secondo me. Puoi prendere anche questa cupola. Vai. No, potete anche evitare di ucciderti così. Allora, è arrivato il momento del live che dovrò gestire da solo senza Francesca. Quindi, io mentre mi metto in posizione con la mia reflex, vi chiedo cosa ci state per suonare, cosa avete scelto, chi suonerà, cosa ci proporrete. E allora, facciamo questo brano, che è una delle, insomma, delle ultime cose scritte, è venute da un libro di una persona, insomma, a cui tengo tantissimo, oltre a essere, insomma, uno scrittore, insomma, fa cose veramente belle, e infatti grazie a lui, insomma, giro anche un pochettino le scuole, che è Alessandro Zannini. Mi fece appunto regalare questi due libri suoi, di cui uno si chiama Parlami.
Insomma, questo brano è venuto proprio non ispirato proprio dal libro, insomma, dalla storia in sé, ma proprio da questa, cioè, da questa parola, parlami. Sì. Cioè, insomma, quando ho scritto questa cosa mi ha fatto un attimo pensare. Sì, pensare, perché a volte anche dalle cose apparentemente così sciocche, cioè nel senso usuali, che usi sempre, e magari dietro poi si nascondono, ti aprono di queste finestre, insomma, questo modo duro di dire a una persona parlami, sto qua, cioè nel senso, dici che le hai, dici. Sì. E insomma, quindi è venuta questa canzone, insomma, che ci fa proprio piacere inaugurarla qui a Radio Baiano. Parlami, rompi il silenzio e non come il vento che bussa ad una finestra e spaventa l'ultimo sogno che resta. Pensieri distratti da echi e da fuochi distanti che non conosci né linee né tratti per disegnarli o scandirne gli odori, riconoscer le ombre fra tanti. E parlami ancora di te, non fermare ti prego le labbra e le mani, trasformano l'aria in immagini come in un film o ritratto su un foglio a quadretti, ritrovato in quaderni di tempi ormai andati e che raccontano di te e di quanti passi fatti per raggiungere mille splendidi arcobaleni che firmano il cielo di un mondo che ancora non c'è, che ancora non c'è. Di quelle mattine al 300 ne vidi passare fermo dietro ad un vetro, pensando che tutto era vero, tesi una mano prendendo parole gettate al vento, che come cera di candele spente ad un compleanno, crearono un mondo reale di desideri espressi in silenzio e che raccontano di te e di quanti passi fatti per raggiungere mille splendidi arcobaleni che firmano il cielo di un mondo che ancora non c'è ed ho scritto di te e di quanti passi fatti per raggiungere mille splendidi arcobaleni che firmano il cielo di un mondo che ancora non c'è, che ancora non c'è, che ancora non c'è, che ancora non c'è, che ancora non c'è. Grazie per la possibilità di... Insomma, bravissimo, fatto. Bravissimo! Abbiamo finito di divertirci, è tornata Francesca, quindi adesso rovinerà la puntata. Bravissimo, ho sempre i brividi. Bravo. Quando canta Poppo.
Grazie Francesca, troppo buona. È vero, a parte che Poppo lo sa, io una sua canzone la condivido sempre sulla mia bacheca Facebook. Io sono curioso del testo. Prego, tu puoi domandare. Vabbè, c'è stato un momento particolare nel quale hai scritto, hai pensato a questo testo, già l'hai detto prima. Sì, Nino, a notte in solorme. E ci stanno a volte, insomma, che tu ti approcci a una persona che magari più delle altre ti fa piacere sentire. E ti preoccupi, insomma, se quella persona è ancora sveglia per perché. E insomma, più o meno è venuta così. Ci sta. Intanto ci è arrivato un commento. Vediamo. Da Marco Normando, un malmo. un malmoso. È stato evocato. No, aspetta, non è un malmoso. Io qui dopo. Malmoso. Io sacchiotto adesso. E ci dice: siete mitici con tre punti esclamativi. Marco, contattaci, è il numero 344-2749-695. Scriveteci, anche Michela Tempesta. Scriverci. Ho qui i nomi, come Botto Biscardi, ho qui i nomi fatti. Allora, oggi pomeriggio è successo un qualcosa di assurdo. Allora, il nostro amico Poppo, o su Facebook se donne volete aggiungerlo, Joseph Fall, F-O-L-L, per chi non capisce l'inglese. Allora, lui ha postato, ci ha attaccato questo commento, che se ne sarebbe venuto da noi, in compagnia comunque di Daniele, tutti qui, e si è scatenata una cosa assurda di messaggi. Su come si chiamassero i vari seguaci. Perché dici? Perché lui si è affirmato alla fine questa cosa del suo post con Follers. Follers. Che è un pochettino per fare il verso al mio caro amico Massimo Blindur, che nei suoi post, insomma, mette questo "Hey folks", che a me mi fa morire, cioè, nel senso che è simpatico, e quindi cioè, allora in intimità, quando sono in intimità con lui, ci prendiamo in giro su questi fatti. E quindi mentre stavo così, nel modo più spontaneo possibile, nel delirio di un pomeriggio, mi è venuto questo Followers. E da là sono arrivati Michela Tempesta, salutiamo, ci stai ascoltando, rispondici, i tempestini, come la pastina ha detto. Poi Senatoni Malmo, i malmosi, gli orsetti del cuore. Ma io propongo un cambio di grafica dell'album, tutti quanti gli orsetti del cuore, una maglietta rosa con l'orsetto disegnato sopra. Poi Gaetano Isernia, Ani ha detto. Gaetani. Avinda. Però quella che comunque i Sernies tu hai detto anche, i Tempesters. I Tempesters. Tempesters. C'è questa un po' questa slengata panglofona. Lorenzo invece ci ha scritto: noi abbiamo le insuline. Sì, Lorenzo Campese. Un bacio. E poi abbiamo chiuso con Tonia Cistari, che ha messo dei cestini di legno. Quindi là è stata proprio l'apoteosi del trash. Io non lo so cosa sta succedendo. E comunque, cioè, come siamo arrivati a questo? Perché? Gruppi, cercateci e diteci la vostra di come volete essere chiamati. Noi possiamo inventare tutto. Io ti assicuro che la cosa più divertente però sono stati i commenti nel frattempo del... Cioè, di quella di Michela che dice: se fai sul serio ti cancello. Allora, in pratica, queste sono proprio le cose belle, perché sì, ok, uno magari che ti vede da fuori dice: ah, boh, fai l'artista, si fatta così, però hai una vita sociale, e una vita sociale è quella che poi non ti cambia mai. Sì. Allora, quando mi è capitato di fare il secondo profilo, perché insomma avevo raggiunto le amicizie sul primo, sono di immagine, cioè se si scarrella un po' sulla mia bacheca ci sta un mio caro amico, che poi Simone è stato qua con me l'altra volta, sì. Che mi diceva: io spero di non aver letto bene. E quindi sto fatta così, e Nicchio, poi il batterista dei Kafka, ha detto: ma quello non è perché
lo aggiungo, gli richiedono l'amicizia, è perché lui, tra virgolette, nel modo più ignobile possibile, per fare posteggia allora aggiunge persone a casa, e quindi ne è nata un'altra cosa di persone che magari non si conoscono, che vengono veramente da situazioni completamente diverse, che commentano le tue cose, che commentano le mie cose, e iniziano poi a capire, coalizzano proprio contro di me, i peggiori. E oggi è nato sto fatto, è mica la prima cosa, ma io spero, non stavo andando sul serio, non sapendo che magari il mio sentimento era quello là, nel silenzio più totale, di fare il verso a Massimo Bindura e a Michelangelo. Intanto approfittiamo, abbiamo citato Michela Tempesta, vienici a trovare. Noi siamo qui, chi vuole venire, la radio è aperta a tutti. Facciamo una bella intervista, vieni, accorri. Assolutamente sì. Allora, torniamo all'intervista seria, senza queste solite pagliacciate. È passato un po' di tempo dal giorno in cui ci siamo visti. Cosa state ascoltando in questo periodo? Cosa vi sta ispirando? Anzi, allora, diciamo che ultimamente, per quanto mi riguarda, io sto ascoltando, come ci vuole, tanto di persone che ci stanno in giro. Però se vogliamo prendere proprio esempi eccelsi proprio assai, diciamo che ogni tanto poi delle cose ritornano. Sto ascoltando questi Crystal Fighters, oggi li ascoltavo, e sono proprio frisca. E poi, oltre a loro, sono i video correlati che partono nel momento in cui ti scordi che hai un computer acceso. Quindi, per esempio, tante delle cose che sto ascoltando, non mi ricordo, no. Cioè, alla fine questa è la cosa. Però, sì, come direbbe Antoa, Cigarette After Sex, che sono proprio freschi. Sì. E poi vado a spulciare sulle bacheche quando vedo una cosa, sì. Carina, cioè, oggi sì, oggi riascoltavo Mira, che poi ho dovuto scrivere a Massimo Blindo perché non mi ricordavo il nome, chiesto, e iniziava il momento dell'ansia e delle capate al muro che non ti ricordi quel nome, e ho detto sicuramente sicuramente stava lavorando, e io, Massimo, mica ti ricordo come si chiama quel gruppo che mi ha fatto sentire, sicuramente ho detto starei bestemmiando, ho detto, e tu non immagini quando comunque si chiama questo e quindi sì, questo è John Butler tantissimo, e Bon Iver come al solito, insomma, sai, questo è. E oggi un altro incrippo di oggi che mi è venuto dietro una cosa ieri, i Rolling Stones. Perché che se ne dica, infatti avevo visto che se ne dica, per quanto mi possano piacere i tanto amati e i tanto amati Beatles, però forse nell'animo sono più Rolling Stones che Beatles, anche se insomma ci piacciono tutti. Daniele, voi Malmo? Io sono più Beatlesia. Visto? Noi Malmo in realtà abbiamo ascolti abbastanza diversi. Io in questo periodo onestamente sto ascoltando tante cose non prodotte, magari, cioè nel senso che sto ascoltando un Blindur, cioè non questa qua, diciamo più cose proprio non famose. Oh, ci sto. E sto in questo periodo. Grazie, così. Grazie, gli amici. Dai, sono un po' famoso. Sai cos'è? Allora, a parte sto aspettando tre disconi che stanno uscendo a breve quest'anno, non so se sapete, ma escono gli Explosions in the Sky ad aprile, escono i Mogwai e escono i Sigur Rós. Quindi per noi facciamo vostro rock, esce il meglio del meglio. Speriamo di cavalcare quest'onda, che magari si portano qualcosa dietro e qualche piccola onda la cavalchiamo anche noi. I Malmo in generale sono abbastanza proiettati in questi ascolti. Vincenzo il batterista è abbastanza incavato con Daughter, ascoltano questi fatti qua, i Malmo in generale. Io ti ripeto, a parte che sì, queste cose, poi mi piace ascoltare anche sempre i miei vecchi fatti, tipo, che ne so, i Phoenix, gli Strokes, queste cose indie che ho ascoltato, perché ti tirano un po' fuori dalla struttura canzone Malmo, perché altrimenti va a finire che fai sempre le stesse cose, e magari danno anche qualche input per qualche ritornello un po' più orecchiabile, un po' più forma canzone, che per noi è molto importante rimanere comunque attaccati a questa cosa e non diventare il classico gruppo post-rock che con la suite, che senza ritornelli, senza infatti, con noi ci teniamo tanto a dare il ritornello in pasto agli ascoltatori. È stato un momento difficile la questione del ritornello, guarda, ti giuro, peggio dell'esame di maturità. È vero, perché Poppo ci è abituati a non avere ritornelli. Infatti avete visto, sta facendo i ritornelli, perché se no veramente le amicizie... Lui non ha i ritornelli. Iniziamo, io ho una diatriba su Facebook sui ritornelli, gente dice, ti scrive, perché non emetti i ritornelli?
Però quello ci mancava. Ma serio? Ma guarda, che poi la cosa bella è che una volta ho assistito a un'intervista che fecero a... che io lo adoro tantissimo, e qua veramente inizia i fatti storti miei. Cioè, persone che a me non piacciono, cioè nel senso, non è che torno a casa e mi sento luce della centrale elettrica, però ho visto 4 live. E ci vado proprio con piacere, che secondo me lui è un sincero. Mo, questo qua è quello che... E lui una volta disse a uno che fa... dovrebbe fare musica in Italia, sì. Cioè, ma a livello di proprio manager e cose del genere, e disse: ok, voi cercate il nuovo, e poi se vi portiamo un pezzo senza ritornello ci rompete i coglioni. Questo è il sunto. Ti ragiono. Cioè, nel senso, sì, se tu cerchi veramente il nuovo e poi dopo, però per vendere, poi sei sempre lì a cercare quello che ti somiglia, perché poi dopo vende, insomma, non ci troviamo più. E va bene, però poi qua entriamo in quei discorsi che... forse magari non ci piace neanche a fare, perché è veramente, come si dice, parlare del sesso degli angeli. Però sono convinto di una cosa, e Napoli ultimamente nella prova, perché il sold out a Casa della Musica di Foia, insieme a un gruppo di gente squisitissima, nella prova, che c'è, insomma, in Campania, ma non so nelle altre regioni, forse magari mi interessa, però in Campania ci sta tanto di bello e tanto anche di nuovo. Si potrebbero veramente citare tanti gruppi che sono veramente, cioè veramente fanno qualcosa di, anche a volte, di sperimentare, ma vogliamo cioè, così, Tartaglia, cioè Andrea Tartaglia è un personaggio assurdo. E a proposito di personaggi assurdi, secondo me sta fa una puntata sul batterista dei Malmo. Perché secondo me veramente là entriamo proprio nella mitologia. Comunque ritorna, è così, cioè nel senso, è così. Salutiamo Vincenzo e Marco, sì, assolutamente. Mi picchiano che non li ho nemmeno salutati. Quindi questo, cioè nel senso, veramente in Campania ci stanno delle cose proprio bellissime che meriterebbero veramente una risonanza nazionale, giusto. Cioè, con tutto il bene che vogliamo a Calcutta. Ci piace, che volete, cioè nel senso, ci piace veramente, bravo Daniele, ci piace tutto, no. E le intenzioni, poi magari le intenzioni sincere arrivano o no, però no. Mamma mia, però ti dicendo proprio cattive. Sì, invece che sbaglio, no, però. Il punto è questo, è che ci sta pure, però non lo so, a me da un qualcosa di, non ho già sentito, ma una cosa che proposta e riproposta, secondo me, a mio parere, però se arriva significa che c'è qualcosa da dire, che c'è gente che può arrivare no, può arrivare anche un messaggio che è sbagliato, giusto, parliamo di però... riparliamo del fermento campano, perché poi effettivamente perché poi ci stanno, sì, veramente. L'altra sera abbiamo incontrato i botanici di Benevento, i ragazzi che hanno vinto il contest con Insonnia, con Davide Andreozzi, e sono venuti a sentirci, e stavamo guardando questo, che alla fine anche in Campania finalmente proprio il musicista si è in qualche modo, diciamo, evoluto. Cioè, non è più il fatto di starsene in cantina a suonare. Ognuno sa, ha imparato un po' a vendere l'immagine, ha imparato ad essere anche professionista. Non sono per forza cose negative quelle di vendere l'immagine. E avere gli strumenti giusti, avere, ecco, una pagina Facebook curata, non fare le cose tanto per fare. Non è assolutamente vero. E quindi questo, anche in Campania adesso ci sappiamo vendere meglio, perché il talento c'è sempre stato, però penso che forse a parte in qualche frangente col POS, con quelle cose là, in Campania non ci sia mai stato un grosso fermento musicale. Invece adesso vedo che c'è tanta 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 buona musica e tanti ragazzi pronti, disposti e molto umili anche a stringere amicizie, ad accettare un consiglio, cose del genere. Quindi questo rispetto a quello che dicevi prima, il fatto del collettivo, ma magari si riuscisse a fare qualcosa per... ma la semplice cosa che valutavamo con i botanici, di andare a suonare fuori, c'è il furgone. Tu magari compri un furgone, lo tieni fermo 7 mesi per fare 20 date, magari comprarne 3 con 20 gruppi. Cioè avere già questa cosa di avere un furgone abbatti i costi, cioè è una stupidaggine, no? Però già il costo del furgone su una band, su un artista, influisce tantissimo. Avere un collettivo che almeno si divide queste cose è sarebbe intelligente, molto intelligente. Ci sta.
Io direi di fare un'altra pausa prima di tornare per le battute finali di questa bellissima intervista. Noi vi facciamo ascoltare un altro brano dei Malmö, poi ripetiamo l'appuntamento di domani. Vi facciamo ascoltare Polaroid, noi torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it insieme a Poppo e insieme ad Un Quarto dei Malmö. Ciao! Il corto di... Yeah.
siamo tornati su queste dolci note dei nostri amici Malmo. Siamo sempre con Poppo, con Daniele, un quarto dei Malmo. Siete ad Indifferenti su www.radiobaiano.it, ai microfoni Francesca e Nino. Siamo alle battute finali di questa bellissima puntata. Allora, riepiloghiamo. Domani, che succede? Concerto dei Malmo con apertura di Blindur, Poppo e Come Berenice. Ricordiamo perché è importante. Perché allora, lo SMAV dalle, una cosa importante: 22 tassativo. Cominciamo alle 22. Se vi perdete qualcosa di fantastico, non è proprio il caso di fare tardi. SMAV di Santa Maria a Vico, la raccolta fondi per il disco dei Malmo. Tutti gli ingressi, tutti i pass che verranno venduti all'ingresso, lo SMAV li donerà ai Malmo per le registrazioni, messaggi, mastering, stamp del disco dei Malmo. Poppo, tu dove sarai? Io domani sera... Ah, domani poi la classica giornata folle, perché domani sto con una vostra collega amica, che è quella gioia di Maria Rosaria Piscitelli, insomma, che ci ha fatto la cortesia, insomma, di registrare la puntata, perché sabato, insomma, sono al Baiu. E poi il pomeriggio di domani sto a Santa Maria per la presentazione di questo libro, insomma, faccio qualche brano all'ITES di Santa Maria e raggiungo gli amici Malmo e gli altri Poppo in quel di Santa Maria a Vico per questa bellissima serata. Insomma, veramente venite, perché è un fatto carino. Un fatto carino per i Malmo. E poi, insomma, un luogo come lo SMAB, che diciamo che in Campania è uno di quei pochi posti dove puoi veramente ascoltare bella musica, insomma, ci abbraccia e ci dà questa bellissima possibilità. E sabato sera è una cosa a cui tengo particolarmente, perché il luogo dove vado a suonare sabato sera, che è il Baiu di Pozzuoli, quindi è un house concert. Quindi tutto sarà fatto più o meno per come diciamo, le cose che scrivo e che suoniamo nascono. È proprio quel posto dove tu sei proprio felice di andare, perché sai che sta andando e perché ti dà gusto. Perché mo non voglio esagerare, però per gli ascolti che uno si fa, cioè, nel senso, credo che uno dei live più belli che ho ascoltato, e l'ho potuto ascoltare solamente poi, insomma, video, è il live di Jeff Buckley al Cine, che è un posto piccolissimo, e tu vedi un artista di quella grandezza con una voce e chitarra, cioè, nel modo più tranquillo possibile. Sì, e sono le cose che almeno per quanto mi riguarda piacciono proprio tanto, perché, insomma, là non ci sta modo per prendere una distanza. Comunque il tutto è vivo e si sente, e le persone ce l'hai là a due passi, insomma, ci potete stare pure vicino, cioè, che è proprio il mio modo di fare. Quindi oltre ad andare a venire domani allo SMAV, andate anche sabato al Baiu. Al Baiu a Pozzuoli. È il 17, al Cellar Theory, Come Berenice presentano il loro EP. Il loro EP, assolutamente. Questa è un'altra data importante da segnare. Noi staremo vicino alle ragazze con il cuore, perché purtroppo, purtroppo e fortunatamente siamo qui in onda con Indifferenti, con Giuseppe Gambardella, che doveva venire accompagnato da Daniela, però Daniela deve presentare l'EP e quindi manderà il povero Giuseppe da solo fra gli squali. Questo, insomma, Giuseppe, sei tranquillo, questo ti salva. Poi non me ne voglio, dopo di noi può venire chiunque. Assolutamente sì. Quindi, riepilogando, giovedì prossimo saremo con Giuseppe Gambardella, l'altro giovedì ancora, forse il 24, non so sicuramente la data esatta, ci sarà il ritorno, un altro ritorno dei nostri Roberto Romani e il Quartet. Noi ricordiamo che la puntata di oggi andrà in replica domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però già da stanotte sarà disponibile su YouTube, quindi l'intero podcast potrete ascoltarlo quando e come volete su YouTube, insieme al video di Nino.
Dopodiché ringraziamo Daniele e Poppo per essere stati qui. Tornate quando volete, tornate ogni settimana, anche ogni giorno. Noi vi facciamo domani. Provare. Sì, anche a mezzogiorno. Noi domani ci vediamo, perché veniamo noi da voi. Però quando volete tornare a trovarci siete sempre benvenuti. Grazie di cuore veramente per le possibilità che insomma ci date. È veramente. E seguite anche Nino sulla sua pagina. Ormai tipo non c'è più. Aggiungetemi su Facebook direttamente. Nino Masi. Nino Masi. Le mie foto, i miei video, il mio canale YouTube, qualsiasi cosa tu le volete. Invece di seguire Nino Masi, seguite la musica differente. Sostenete i Malmo, sostenete Poppo, sostenete le Coma Berenice, si Blindur, sostenete tutta questa musica perché ne vale la pena. E non ascoltate Calcutta. Ci vediamo già. Vediamo giovedì. Che cattiverie. No. A giovedì, ciao. 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 Se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, salutiamo. Indifferenti. Indifferenti. Indifferenti.